Nel Salmo responsoriale abbiamo pregato così, nel Salmo 62, poiché il tuo amore vale più della vita. Cosa significa questa parola? È vera per te, per me, oggi? Cos'è che vale più di tutto nella tua vita, nella mia vita? Il suo amore? L'amore di Dio vale più di ogni altra cosa? Beh, per dirlo avremmo dovuto sperimentarlo, no? Non è una parola così. La vita la difendiamo tutti, e come in questo tempo poi, basta vedere come siamo disposti nella Chiesa, come siamo tutti mascherati, no? Paura di perdere la vita. E perché ci abbiamo paura di perdere la vita? Perché abbiamo paura? Perché se ascoltiamo per televisione, per radio, sui giornali, qualche notizia, qualche numero, in aumento, i contagi, già tutti stiamo lì così, infilzati dal terrore, dalla paura. Perché? Perché non c'è niente nella nostra vita che vale più della nostra vita. Perché questa vita che abbiamo è l'unica, e guai perderla, e la difendiamo con tutte le nostre forze. Ma quello che sta succedendo adesso, una paura della morte fisica per questo virus, per questo che sta succedendo nel mondo, è soltanto l'immagine di quello che già noi viviamo costantemente da quando siamo nati. Guarda, i bambini possono perdere la propria palla? Possono darla con amore, gentilmente, anzi, prima ancora che il fratello glielo chieda, avete visto voi un bambino che dà la palla, ma qualche rarissimissima volta, perché magari in quel momento gli gira bene. Ma un bambino di 3 anni, sì, chiedigli la palla, chiedigli il gioco che gli hanno regalato 2 ore prima i genitori, vedrai tu. Perché per lui quello è tutto, per lui quello è tutto. È l'inizio e la fine della sua vita, tutta la sua libido, tutta la sua attenzione, tutto quel suo anelare è per quello. Ma noi che abbiamo altri giocattoli, abbiamo altri gadget, i nostri soldi, la nostra casa, la nostra salute, certo, la nostra macchina, i nostri beni e soprattutto noi stessi, la nostra volontà, i nostri criteri, quello che noi pensiamo che è Dio al massimo grado, proprio l'idolo più grande è quello che noi pensiamo. Per questo dice San Paolo una cosa a tutti noi, fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio, cioè in virtù della misericordia che Dio ha per tutti voi, questo utero rigenerante che è misericordia, queste viscere che sono nella donna, questo è il significato di questa parola, per questa rigenerazione che voi state ricevendo costantemente nella Chiesa, nell'amore di Dio, vi esorto ad offrire i vostri corpi, cioè proprio quello che voi difendete, come sacrificio spirituale, vivo e santo, gradito a Dio, e questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, alla mentalità di questo mondo, ma lasciatevi trasformare, rinnovando il vostro modo di pensare. Pietro, che pochi minuti prima, in virtù dello Spirito Santo, di questa grazia celeste, e non per la carne o il sangue, aveva professato a nome di tutta la Chiesa che Gesù era il Figlio di Dio, l'unico Salvatore, questo stesso Pietro, 5 minuti dopo, all'ascoltare dove sarebbe andato questo Messia, questo Figlio di Dio, cioè a morire, a soffrire, a prendere il rifiuto, inveisce, prende in disparte Gesù, che fai qua? Che stai dicendo? E si dice a rimproverarlo. Signore Gesù, Joshua, tu sei un amico mio, ma che stai dicendo? Ma veramente, veramente vuoi andare a Gerusalemme a morire? A essere rifiutato da tutti? Scusa, ma quando arriva il Messia non devono riconoscerlo? Non deve essere il salvatore di tutti? Non deve essere quello che viene a ripristinare le sorti del popolo di Israele? A guarire i malati, a far camminare gli storpi, a vedere i ciechi? Non è quello che porta il paradiso in terra? E tu che fai? Vai a morire come l'ultimo degli eretici, rifiutato dall'establishment, dal potere, dai religiosi, da tutti? Ah no, 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 no. Questo non ti accadrà mai. E Gesù si volta e che cosa gli dice? Satana. Perché o pensiamo secondo Dio, o pensiamo secondo Satana. Terzo, non dato. Non è che c'è lì un compromesso, un pochino penso come Satana, però anche un pochino penso come Dio. Vabbè, tanto ma giusto così. No, non è possibile. Per questo soffriamo, fratelli carissimi, perché la nostra vita è costretta, cioè è legata, è schiava di un pensiero mondano, di un pensiero che non viene da Dio. Per cui tutto quello che noi vediamo, lo vediamo male,
Quando tu vedi tuo marito, come lo vedi? Quando pensi a tuo marito, quando pensi a tua moglie, quando pensi ai tuoi figli, quando pensi a questo coronavirus, quando pensi a quello che succede sul lavoro, alla scuola dei tuoi figli, quando pensi a qualsiasi cosa, come pensi? Come Gesù? Come Dio o come il mondo? Come Satana? Ah, chi pensa come Satana si mette davanti a Dio, si mette davanti a Gesù e dice: adesso guido io, perché io so come proteggermi, io so come guidare la macchina della mia vita. Ma oggi arriva il Signore e ci conosce perfettamente e sa che tutti noi oggi qui in questa Eucaristia siamo così, pensiamo ispirati dal demonio, che certamente non ci appare con le corna dicendoci: guarda, vai subito con un amante, guarda, ruba i soldi. No, no, quello dopo, molto dopo. Prima, con parole suadenti, molto logiche. Ma perché deve succedere a te? Ma perché tuo marito non ti accuda, non capisce mai quello che tu veramente provi? Ma perché tua moglie? Perché tuo figlio? Perché il mondo? Perché la politica? Perché, perché, perché? A te! Ma tu sei Dio. Così, piano piano, stai facendoci discorsi pieni di logica satanica. E noi lì, come ipnotizzati da un suonatore di flauto che ipnotizza e seduce i serpenti, andiamo dietro. Tutti siamo così. E ciascuno di noi c'è qualcosa di questo. Ci sono zone in cui tu stai soffrendo. Ma il Signore è pieno d'amore e ci dice la verità oggi. E se ci chiama Satana è perché ci ama. Chi ti ama ti dice la verità. Non dice: vabbè, è tutto bene, non ti preoccupare, com'è? Andrà tutto bene. Non è vero, è una menzogna terribile. Chi ti ama ti dice la verità e ti guarda in faccia e dice: Satana, il tuo pensiero non è secondo il mio, tu non vuoi venire con me, perché ancora non hai sperimentato che cosa? Quello che ha occultato il demonio a piedi. Ma fateci caso, che cosa dice il Signore? Soffrirò, mi perseguiteranno, mi scuteranno, mi insulteranno, mi rifiuteranno, morirò crocifisso, ma il terzo giorno risusciterò. Questa parte, il terzo giorno risusciterò, è come se non esistesse nella mente di Pietro. Se no, avrebbe potuto dire: no, questo non ti accadrà mai, cioè non ti accadrà mai che risusciterai, che vincerai la morte, che vincerai il peccato, che risolverai veramente il mio problema. È possibile che un pazzo dica questo? Ma il demonio, con astuzia, molta logica umana, ha nascosto l'epilogo vero e autentico, che non è la tomba, ma è il cielo, che non è la croce, ma ciò che la croce apre, la vittoria sulla morte, la vittoria sul peccato. Per questo quando noi vediamo la croce non vediamo soltanto un morto, vediamo un morto che sta entrando nella vita. E così è il pensiero di Dio, che ha offerto, dice: deve soffrire, deveva soffrire. Cioè il padre aveva pensato quello per lui, per salvare te, per salvare me. Ma mentre il padre vedeva il figlio crocifisso, vedeva te e me salvati. Vedeva il bene dentro quella morte. Questo è lo sguardo di Dio, il pensiero di Dio. Ci siamo chiamati ad accogliere nella nostra vita. Ma non possiamo metterci lì a fare gli esercizi. Il pensiero di Dio, il pensiero di Dio, lo studio. Non c'è da studiare, c'è da viverlo, da sperimentarlo. Allora, se tu hai sperimentato il perdono dei peccati, hai sperimentato che veramente Dio ti ama, laddove nessuno ti ama, laddove tutti ti disprezzano, dove anche tu ti disprezzi, dove anche tu non ti piaci, ti ama mentre giudichi, ti ama mentre hai rancore, ti ama mentre hai dei pensieri malvagi, ti ama così come sei, e ti perdona, e ti riscatta, e piano piano cambia il tuo cuore, laddove nessuno aveva avuto potere, e ti porta a riconciliarti con quella persona che sono anni che non guardi in faccia, ti porta di nuovo ad aprirti alla vita, ti porta ad avere pazienza con tuo figlio, a lasciarlo libero, tu che sei un apprensivo, uno che vuole fare che il tuo figlio sia la tua proiezione, un pezzo di te che deve pensare come te, invece anche magari soffrendo lo lasci libero anche di cadere e di farsi male, sapendo che Dio esiste. Pensa quanti miracoli Dio fa. L'amore di Dio, se tu lo sperimenti, allora cominci a dire: veramente questo amore vale più della mia vita, che cosa sto difendendo? Un criterio limitato, uno sguardo limitato, è come quello dei cavalli che hanno i paraocchi, ecco, quello siamo noi, non abbiamo la capacità di vedere tutto come vede Dio, oltre l'ostacolo, oltre la morte. Il pensiero di Dio vede nella tomba già la vita, noi vediamo solo la tomba, per questo ci difendiamo e perdiamo sempre più la vita. Più la difendi, più la perdi, più vuoi guarire. Guardate che così sarà in questa società, con questo coronavirus. Che pensate? Che arriva un vaccino e tutto a posto? Non sarà così per niente. Noi abbiamo qualcosa di nuovo, perché Cristo viene alla mia vita, la tua vita oggi, dice: vieni, vieni, rinnega te stesso, cioè dai, di no al tuo pensiero,
e lascia che il mio pensiero diventi il tuo, cioè lascia che il mio amore invada la tua vita e diventi il tuo criterio, rinnovarsi, trasfigurarsi e offrire la tua vita come sacrificio per tutti. Tu puoi dare la tua vita, dice il Signore, non siete voi che me la togliete. No, 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 tu pensi che mi vieni a ammazzare, no, no, sono io che la do, perché posso riprenderla, perché ho vita e vita eterna. Chi ha questa vita eterna dentro, vive in pace, non ha paura di nulla, nulla lo stupisce, nulla, non può scandalizzarsi, cioè non può cadere di fronte ai pericoli e ai problemi e alla morte, perché Cristo ha vinto la morte. Cristo ha vinto la morte, fratelli carissimi, e questa è la parola che viene oggi a tutti noi. Cristo ha vinto la morte. Questo è l'amore di Dio, un amore che supera ogni delusione che tu puoi dargli. Più delusioni dai al Signore, più ti ama. Più sei nei macelli, più ti ama. Più dà la sua vita fino in fondo. Chi ha fatto questa esperienza potrà dire: il tuo amore, Signore, vale più della vita. Questa vita, fai tu quello che vuoi, come la Vergine Maria, come tutti i santi. La mia volontà non esiste, la mia volontà su mio figlio, ma che figurati, la mia volontà sulla casa, sul lavoro, ma figurati, ma che ne so io cosa è buono per me, cosa è buono per gli altri. Fai tu, Signore, tu che sei buono, tu che c'hai un amore infinito per me, tu sai cosa è buono per tutti. Entrare lì e vivere questo significa rinnegare noi stessi. E quindi, quando apparirà il Signore, ogni giorno e anche all'ultimo giorno della nostra vita e all'ultimo giorno di questo mondo, darà a ciascuno secondo le sue opere. Cioè, le tue opere sono state fatte in Lui? Sono le sue opere? È il suo discernimento? È il suo amore in te? Vieni. Non sarà il suo amore, sarà altro? L'inferno esiste, non è un gioco. Non c'è un pane libera tutti, per cui alla fine... No, la vita è seria. Ma se abbiamo conosciuto qui l'amore di Dio, non temiamo nemmeno quello. L'unica cosa che temiamo è perdere il suo amore. L'unica cosa che veramente difendiamo con lei, con la preghiera, con le liturgie, in tutti i modi con la comunità cristiana, è perdere questo amore. Perché questo amore è il passaporto per il cielo. Questo amore è quello che ci unisce già con la vita eterna. Per questo quando verrà il Signore che ci prenderà per la morte, noi non saremo stupiti o timorosi, perché sapremo che si viene a compiere ciò che già abbiamo iniziato a sperimentare qui, come un fidanzamento che solo attende il compimento delle nozze.